Grazie Fiorina. Sì, infatti io concordo con te su tanti punti. Eh, infatti parlare del velo eh, islamico, che secondo me il velo eh, non è solo islamico, parlare solo del velo islamico è una um, intrompris, cioè una illusione, perché eh, lo sguardo dell'Occidente sul velo islamico. Dice molto uh, dello sguardo che l'Occidente ha su se stesso, lo sguardo che ha uh, l'Occidente sulla donna e sul velo. E sappiamo, come l'hai detto, che mh, la storia del, del, del mondo della so, delle diverse società uh, comprende uh, delle, questo, come dire, il, il velo fa parte anche della, de, de, del Dell'histoire du vêtement, della storia dei vestiti, della cultura religiosa. Io, la domanda che vorrei porre è perché eh, portare il velo pone così problemi alla società occidentale, eh, anche se sappiamo, come l'hai precisato, che è una pratica millenaria e non specificamente islamica. Uh, ad esempio, il Corano è veramente molto quasi silenzioso, ci sono due surat che parlano del velo in un modo uh, molto, molto astratto, mi viene da dire, eh? sono le surat 24 e 33, in cui c'è una libertà di interpretazione immensa e dove l'obbligo di portare il velo non è assolutamente chiaramente definito. Non sappiamo se si parla di un, di un moto, eh, di, una, di un capotto, di una, di, una, di una sciarpa, non capiamo di cosa si parla, non è una definizione stretta. E quindi eh, il vestito eh, è soprattutto destinato a fare barriera tra gli uomini e le donne e soprattutto a proteggere gli uomini dalle donne della. Uh, concupiscenza uh, possibile che potrebbe um, indebolire gli uomini è quello che capiamo um, quindi è una il um, vero come dicevi tu è una uh, messa a distanza uh, mettiamo a distanza ma nello stesso momento uh, mostriamo qualcosa mostriamo qualcosa che nascondiamo però che vogliamo anche mostrare uh, in mostrazione quindi il velo eh, islamico può urtare in Occidente non solo perché sembra un otraggio alle donne, o che ad esempio in Francia dagli anni ottanta che se ne parla di questa questione del velo nello spazio pubblico come un danno alla nostra tanta amata laicità repubblicana. Ma soprattutto perché secondo me eh, il velo eh, bouleverse porta danno, da, eh, dà da fastidio all'ordine visivo occidentale contemporaneo che è fondato sulla trasparenza. Invece il velo eh, si oppone a questa trasparenza e eh, impone il cachet, il segreto, l'opaco. E quindi eh, bisogna anche dire quando vela, svela per le musulmane occidentali, le francese musulmane o altre: mettere il velo vuol dire anche mostrarsi, eh? si nascondono ma in realtà si mostrano, mostrano che sono delle francese con una religione diversa, che non sono atee, che non sono cristiane, che non sono ebree, che sono musulmane e chiedono eh, imponendo questo vestito, che, il velo che diventa una, 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 un vestito identità, Identitario, scusatemi per l'italiano, eh, voglio dimostrare proprio che eh, esistono e che fanno parte della società, della società francese, della società occidentale. Quindi io penso che eh, per capire veramente il dibattito contemporaneo bisogna fare un un un, un, un ritorno storico. Eh, eh, parlare del velo vuol dire veramente par parlare del velo islamico in occidente vuol dire parlare anche del velo nella della civilizzazione eh, occidentale e eh, io eh, penso che il cioè l'occidente ha iniziato a, a interessarsi a al velo Uh, islamico già con l'arte orientalista eh? l'orientalismo questa forma di voyeurismo di cercare di svelare di entrare in questo harem dove, dove è proibito andare solo l'uomo uh, privilegiato può entrare nel suo harem quindi questo sguardo dell'occidente che vuole penetrare il mondo segreto, il mondo intimo l'intimità Dell'Oriente. E quindi, quando parliamo anche di, di velo, parliamo anche di virginità, di possedere l'altro. E quindi uh, c'è stata un una, uh, come dire, un'ossessione orientalista sul velo. Pensiamo anche alla letteratura francese, Victor Hugo, ad esempio. Uh, Nel suo poema Les Orientales c'è un poema del 1829 che si chiama Le voile e che è bellissimo, però che è anche molto crudele. Et vediamo come Victor Hugo racconta uh, l'assassinio di una sorella dai suoi fratelli perché si è svelata un momento. Tornava dal bagno, dal hammam e si è svelata un attimo ha visto forse solo il collo non ha visto niente però viene uccisa dai suoi fratelli perché si è svelata in, nello spazio pubblico quindi vediamo tutta l'ossessione eh, orientalista su, sul velo islamico quindi uno sguardo dell'occidente che vuole dimostrare il legame tra l'islam e la violenza e questa violenza Sta nella copertura delle donne. Eh, è una visione colonialista che eh, cerca alla fine di penetrare, di rompere questo velo che è la virginità e la religione. Questo è un sogno di Odalische uh, che, uh, che, um, uh, che è molto presente nella letteratura orientalista, che è molto uh, emozionante, molto bella, ma che è anche falsa. È proprio un'idea uh, dell'Occidente che l'Occidente si fa dell'Oriente. Un'altra cosa che condivido assolutamente con Florinda è il fatto che il velo non è solo femminile, il velo islamico non è assolutamente esclusivo alle donne. Basta vedere in Arabia Saudita o in Palestina con la kefie in cui l'uomo degno non può uscire senza la sua kefie. Quindi eh, questo è un esempio eh, chiaro. Quindi sappiamo che l'Arabia saudita, saudita è la culla dell'Islam e gli uomini sauditi non possono uscire senza la testa velata. Eh, stessa cosa per i Tuareg. Nella società, la società targhi eh, del Sahara algerino solo gli uomini si velano, le donne no. Fino ad oggi non le, le donne targhi non si, non si velano. È una questione di uh, sempre, allora, cosa vuol dire rivelarsi sia per un uomo che per uh, una donna? È un marker uh, è un uh, come dire, uh, un marcatore di, uh, di protezione, di mettersi da parte, ma anche di seduzione. È uh, un marcatore di una, una di seduzione, ma anche identitaria. Ident, identitaria non solo religiosa, perché sono delle società che sono prevalmente musulmane. Quindi essere musulmane è un, fatto, un dato di fatto. Perché sì, mettiamo il velo? perché c'è una, una simbolica sociale e una distinzione sociale che prevale. Ad esempio, prima, um, um, Katia, parlavi uh, del, um, del fatto che nell'era contemporanea il velo era, torna, era tornato nella, nella, nelle zone urbane, invece nel Maghreb... E nel mondo arabo solo le donne ricche e cittadine portavano il velo solo loro avevano la capacità economica di pretendere a lozio perché portare dei veli voleva dire anche non poter fare nulla non muoversi non lavorare invece quindi era una portare il velo era un segno di distinzione sociale che ti toglieva eh, una certa comodità per fare attività fisica che chiedono una donna che lavora. Invece oggi, portare il velo nelle città musulmane come Istanbul, oppure Algeri o Costantina è una libertà perché permette alle donne di avere una forma di incognito, di protezione nello spazio pubblico. Tante donne hanno potuto continuare o pretendere a lavorare mettendo il velo. Que quindi lì vediamo che il velo per queste donne è, una, è un segno di libertà. Quindi velo imposto o velo proposto? Questa è la domanda. Torniamo un po' nella storia, all'epoca coloniale. In Algeria, ad esempio, c'è stata tutta una um, con l'età civile, con la... Um, la registrazione della popolazione, hanno, per fare la carta d'identità, c'erano uh, delle serie fotografiche. Quindi troviamo negli archivi queste serie di foto di donne della fine del, del Novecento, inizio Novecento, completamente spaventate, scioccate, perché per essere fotografate hanno avuto l'obbligo di togliersi il velo. Quindi lì togliersi il velo era come una perdita di identità, come un, un, un insulto alla loro dignità di, don, di donne. Okay? E questo eh, lo vediamo anche nella storia francese, nella rivoluzione francese, ad esempio: hanno chiuso tutti i coventi, hanno messo fuori letteralmente per strada le religiose e gli hanno tolto il velo. E per loro era una cosa molto violenta, una. Um, un insulto cioè era molto forte, perdere il velo era la loro identità. Mettere il velo voleva dire sposarsi con Dio, avere un'identità religiosa chiara. Quindi simbolo, uh, ma può anche essere un simbolo di chiusura, di enfermement, e questo lo vediamo ancora nella letteratura, quando pensiamo alla religieuse di Diderot, uh, dove uh, Suzanne, Suzanne. Uh, che non ce la fa più di questo velo vuole uscire vediamo come il velo per le donne di una certa categoria era uh, una, un contratto un obbligo, un'imposizione voilà ecco uh, voilà. quindi uh, il velo come, uh, come libertà ma è è strumento di oppressione il velo può essere sia uno strumento di oppressione, ma anche un elemento di libertà. E vediamo ultimamente come ehm, il velo eh, è diventato anche un oggetto di moda. Pensiamo solo alla società francese, lo foulard Hermès, il famoso foulard Hermès, che è stato lanciato nel 1937, però che ha conosciuto la sua gloria negli anni 50. Perché? Perché negli anni 50 c'è la donna che diventa più uh, visibile, uh, c'è lo sviluppo dell'automobile della, dell che le guidano, le donne guidano, fanno sport vari e quindi uh, usano questo uh, foulard che finora era riservato alle donne della classe proletaria, uh, contadine per secoli. Invece negli anni 50 prendiamo un velo, però non qualsiasi, il velo, il è, 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 è foulard Hermès, oggetto eh, di, di lusso, di lusso assoluto e mette un rapporto, cioè diventa un oggetto, di, il velo diventa un oggetto di lusso e, e di moda. E per finire, sull'idea, sullo sguardo che uh, l'Occidente, perché il velo dà fastidio così alla società occidentale? Perché rimanda alla sua propria storia del velo, che il velo era un'oppressione perché voleva dire entrare in una un'entità religiosa molto uh, oppressiva, ma. Anche nella società, nella nostra società occidentale, um, un elemento caratteristico della nostra società è che l'occhio e lo specchio: e uh, lo specchio e il viso, le, tutte le, le mimiche tutti i modi di, di espressione, sono utili per comunicare con gli altri. E quindi mettere il velo integrale ad esempio come la burca, fa paura fa paura perché chiude metà distanza impedisce eh, qualsiasi tipo di comunicazione voilà bene grazie mille a tutte e due per queste vostre ehm per queste vostre considerazioni e riflessioni che mi trovano in larga parte assolutamente d'accordo. Eh, dovendo chiudere questo nostro primo dialogo, ci sono alcune eh, cose che avete detto, alcune definizioni che a mio avviso vanno sottolineate. Eh, prima Florinda parlava di velo come oggetto che velando svela. Una, come dire, una un affermazione che poi ha ripreso anche Aula no? sottolineando come il velo, eh, sottolineando quanto Florinda ha detto, cioè che il velo è un oggetto che mostra: è un velo che consente alle donne, soprattutto nelle società eh, musulmane, di muoversi nello spazio pubblico perché si sentono attraverso no, questo, questo oggetto protetto all'interno dello spazio pubblico un velo che non, più, non è più eh, un elemento solo di eh, per alcuni ancora um, ambienti circoscritti, un elemento di oppressione, di controllo ma è anche uno strumento di libertà no, insomma eh, mi, mi sembra opportuno sottolineare che Uh, il velo, comunque, uh, sia un, un, un oggetto, un indumento. Eh, rispetto al quale ehm, le donne scelgono, scelgono di portarlo, scelgono di non portarlo, scelgono di portarlo talvolta piuttosto che no. E quindi eh, mi pare, e soprattutto un altro elemento che eh, a mio avviso va sottolineato, a cui ha accennato Agua, ma che noi approfondiremo in un altro incontro, eh, questo velo è un velo eh, che oramai... Ehm, Diventa un capo un po' sempre più personalizzato. I colori, le foggie, i modi di indossarlo, di annodarlo dietro la nuca, di fessarlo no, attraverso dei vari accessori che lo rendono, secondo la logica che abbiamo detto, un elemento distintivo, cioè non è solo un qualcosa che come in passato percepito che deve nascondere, ma che distingue, che afferma una sorta di identità. E quindi, adesso poi eh, direte voi eh, se siete d'accordo o meno, mi pare opportuno sottolineare come, al di là della scelta più o meno libera, a seconda del, delle contingenze, a seconda delle situazioni, di portarlo. L'uso di questo velo, soprattutto a mio avviso da parte delle nuove generazioni, fa cadere in un modo o in un altro eh, quegli argomenti più ricorrenti e più strumentalizzati nel mondo occidentale, secondo il quale il velo era, un, un eh, era ed è un indumento che rende le donne invisibili. Cioè, a mio avviso, questa lettura oramai deve essere un po' scardinata. Perché? Perché appare più che evidente che... Ehm, Nemmeno, e qua mi riallaccio a quanto diceva Aua poco fa, eh, nemmeno le giovani musulmane occidentali eh, velate sfuggono a, a logiche, e neanche solo le giovani occidentali velate sfuggono alle logiche che noi chiamiamo del, del consumismo condite anche con una giusta dose di vanità, a mio avviso. Non è un caso, ad esempio, che eh, le vetrine di diversi brand, soprattutto eh, se guardiamo al mondo nord in europeo, se ci rivolgiamo all'area europea, dicevo, non è un caso che le vetrine di diversi brand offrono eh, delle realtà. Dove il velo eh, e un certo modo di coprire il corpo femminile non sono per forza un simbolo di alterità, un simbolo di stretta appartenenza al mondo islamico, ma sono qualcos'altro. Insomma, quello che voglio dire, e non so se voi lo condividete, eh, è il fatto che forse al di là di tutto non sembra un azzardo sostenere che eh, anche il mercato della moda e la progressiva affermazione di quello che viene chiamato il fenomeno della modest fashion ehm, stia intercettando, stia facendo propri dei cambiamenti che eh, sono in atto nella società Occidentale, eh, società occidentale, anzi lo declinerei al plurale, società occidentali che sono sempre più miste, e quindi questo, la progressiva affermazione di questo fenomeno della moda modesta sta aiutando in un certo modo a creare, e qui chiedo vi proprio un'ultima battuta a voi per sapere se siete d'accordo o meno, a creare una sorta di dialogo tra quello che eh, il mondo occidentale ha sempre considerato come noi e quello che il mondo occidentale ha sempre considerato come loro. Cioè, insomma, questo nuovo uso, questa riapparizione dell'uso del velo, che è un uso del velo che non è più così tradizionalista, ma che infatti, come dicevo prima, diventa sempre più personalizzato, sempre più, come dicevo agli inizi, modaiolo, può essere, a mio avviso, letto come un... Uh, un, un um, un elemento attraverso cui sottolineare i cambiamenti che comunque sono in atto in questa società occidentale. Cambiamenti che da taluni vengono, vengono percepiti come positivi, da taluni magari come meno positivi, ma cambiamenti che comunque nonostante tutto si stanno eh, verificando. Quindi, se eh, volete aggiungere qualcosa a queste mie ultime considerazioni, eh, benvengano. Aua, ah, tu hai condividi, hai qualcosa da aggiungere, Florinda? Come ti poni? Va bene, allora, grazie Katia. Io sì mi pongo in questi termini è un tema immenso su cui si tratta di riflettere enormemente. E, 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 aggiungerei soltanto che eh, tra mh, i fenomeni di moda e lo scambio, e la omologazione, insomma, eh, si giocano delle dinamiche che sono. Eh, da sottolineare, da guardare bene: che sono di ordine economico, che sono di ordine politico, eh, che sono di ordine quindi eh, anche antropologico, ma nella misura in cui questo elemento è intrecciato con le forme di produzione e con gli interessi. Per cui eh, certo. eh, ragionerei su, questi, su questo orizzonte al solito, un pochino più vasto per toccare la questione. Grazie. Ma primo modo di approfondire questo in un altro incontro, sì. no? Agua, tu? Sì, no, Infatti concordo. Penso che effettivamente eh, con il velo le donne che usano, che scelgono o che devono, eh, che si vengono imposte a, a portare il velo, usano il velo come una parure eh, per trompere eh, il loro mondo, per, leur monde, eh, per come dire, ribaltare questo eh, simbolo d'oppressione e acquisire una indipendenza eh, grazie alla moda. Ok, va bene, vi ringrazio intanto di questo piacevole scambio di opinioni, ringrazio ovviamente tanto Florinda quanto Agua e do appuntamento ai nostri ascoltatori al nostro prossimo incontro. Buona serata a tutti o buona giornata a tutti, dipende quando ci guardano. <ride> Arrivederci a tutti. Grazie. grazie.